Buonasera, benvenuti al terzo appuntamento degli appuntamenti, insomma, che stiamo portando avanti con Lumen. Che succede? Insomma, stiamo chiedendoci da qualche settimana, mentre siamo purtroppo confinati qui tra le quattro mura delle nostre case, di cosa succede al di fuori del nostro paese, ma anche vicino a noi. Oggi, dopo aver parlato delle elezioni americane, di aver parlato di Europa e quant'altro, oggi ci ha raggiunto, e lo ringrazio molto, Mario Raffaelli, che è presidente di AMREF, è stato anche sottosegretario agli esteri per diversi anni, ha una grande esperienza internazionale perché ha rappresentato il governo italiano per quanto riguarda il processo di pace per il Mozambico, che ha portato poi agli accordi di Roma. È stato inviato speciale del governo per il Corno d'Africa tra il 2003 e il 2008 e proprio da lì, infatti, come vedete, anche come potete leggere in sovraimpressione, partiamo perché innanzitutto ci concentriamo su quello che è il conflitto che si sta svolgendo in queste settimane, da qualche settimana in Etiopia. Un conflitto che è passato forse tramite i giornali, i telegiornali, non sotto silenzio, però comunque non è stato raccontato spesso nella sua interezza e quindi ci faceva piacere avere Raffaelli per capire quello conflitto e anche altri, insomma, o comunque quello che sta accadendo nel continente che ci è più vicino. Quindi passo subito la parola a Raffaelli chiedendogli appunto che cosa sta succedendo in questi giorni e in queste settimane in Etiopia. Ma quello che sta succedendo è questo scontro militare molto violento, anche se apparentemente terminato in tempi abbastanza rapidi, tra il governo centrale dell'Etiopia e il Tigray, che è uno degli stati federali, uno stato che ha una storia particolare e anche un'importanza particolare. La cosa colto molti che non conoscono bene il contesto di sorpresa, soprattutto per la figura del primo ministro etiopico Abiy Ahmed, che come è noto ha vinto nel 2019 il premio Nobel per la pace, grazie all'accordo fatto con l'Eritrea, dopo una guerra che si era svolta dal 2000, dal 98 al 2000. E che però si era protratta poi con una tensione permanente, anche perché non era stato implementato l'accordo di Algeri che aveva portato alla pace, fino appunto a questa svolta. E quindi molti si sono chiesti come mai un personaggio di questo tipo, che è stato osannato al suo arrivo e anche per molto tempo dopo, nel 2018, quando fu nominato primo ministro, come una delle grandi novità in Africa, sia stato protagonista o uno dei protagonisti di questo scontro. La ragione diciamo, è complessa e non è dell'altro giorno. Diciamo che bisogna partire dalla consapevolezza che il TPLF, che è il partito diciamo, che rappresenta il Tigray, è stato per 27 anni la forza egemone in Etiopia. E questo nonostante come popolazione rappresenti poco più del 6% della popolazione etiopica. Ricordiamo che l'Etiopia è il secondo paese africano per popolazione, supera ormai 110 milioni di persone. E come mai una appunto, rappresentanza così piccola ha potuto dominare incontrastata per 27 anni? Perché il TPLF è stato il movimento politico ma armato che ha per 16 anni contestato la dittatura di Mengistu, che comandava in Etiopia e è riuscito a prevalere anche, tra l'altro, con l'aiuto del movimento di Isaias Afwerki, il leader ancora attuale dell'Eritrea, che congiuntamente, dopo una guerriglia lunghissima, riuscirono a cacciare il regime. Dopodiché, evidentemente, Afwerki era interessato all'indipendenza dell'Eritrea, cosa che ottenne grazie appunto al leader del TPLF, Zenawi. E invece il TPLF riuscì a stabilire l'egemonia in Etiopia. Questa egemonia avvenne attraverso un meccanismo, diciamo, di costituzione di federalismo etnico, nel senso che
diciamo, l'Etiopia, che aveva una storia imperiale, che metteva insieme con l'autoritarismo dell'impero queste diverse etnie. Ricordiamo che l'Etiopia ha circa 80 gruppi etnici, anche se i maggiori sono molto meno, evidentemente. E diciamo che questo mosaico tenuto sotto il tallone dall'imperatore prima e poi dalla dittatura di Mengistu ebbe questa nuova formazione definita appunto di costituzionalismo basato sul federalismo etnico. Il meccanismo però era tale che diciamo, le 10 regioni federali che costituivano l'Etiopia erano poi guidate sostanzialmente da questo partito TPLF, che avendo vinto militarmente aveva stabilito una egemonia. E questa è durata appunto per 27 anni. Quando poi nel 2012 morì Meles Zenawi, che era stato l'architetto e uno dei leader più prestigiosi dell'Africa, si aprì un periodo, diciamo, più difficile, perché il potere venne preso dal suo vice, che rappresentava una, diciamo, regione minore e un'etnia minore, e quindi con una difficile capacità di gestire questo mosaico così complesso. È in questo contesto che improvvisamente arriva questo AB. E arriva perché? Perché a un certo momento, nella debolezza di questa transizione di cui parlavo, sono cominciati a registrarsi degli scontri tra diverse etnie, nati dalla decisione del governo di approvare un cosiddetto Addis Abeba Master Plan, un allargamento della capitale che comportava, diciamo, il sequestro, l'esproprio di molti terreni agricoli. E questo creò una reazione popolare molto intensa, ma con una grande novità, che i due gruppi principali etnici dell'Etiopia, che sono gli Amara e gli Oromo, che rappresentano uno circa il 27%, l'altro il 23% della popolazione, e che storicamente erano antagonisti, e su questo antagonismo, secondo la regola del divide et impera, regnava appunto Zenawi col TPLF, per la prima volta solidarizzarono. E questo meccanismo mise in moto dei processi politici all'interno di questa federazione di partiti etnici, EPRDF si chiamava, nell'ambito della quale il nuovo presidente venne eletto per la prima volta non all'interno appunto del TPLF, che aveva dominato per 27 anni, ma con questa figura che rappresentava, diciamo, in qualche modo queste due etnie, perché figlio di un genitore Amara e dell'altro Oromo. Questo, diciamo, è il background che porta a questo cambio di paradigma in Etiopia. Abiy immediatamente ha un grande consenso, perché rompe con i sistemi dittatoriali che vigevano in Etiopia, autoritari quantomeno, libera i prigionieri politici, fa un accordo con i partiti che esprimevano delle tensioni in diversi stati regionali, anche con movimenti di guerriglia, sia pure marginali, fa rientrare gli esuli dall'estero e fa questo accordo di pace con l'Eritrea. A questo punto, quindi, grandi speranze per l'Etiopia, grandi speranze per il Corno d'Africa, se non che si innesta uno scontro, prima sotterraneo e poi sempre più evidente, con i tigrini. Perché? Perché dopo aver allontanato alcune figure apicali, ovviamente i tigrini, il TPLF gestiva l'Etiopia con pugno di ferro, perché egemonizzava gli apparati di sicurezza, l'esercito e l'intelligence. E quindi la prima mossa di Abiy è quella, forte del consenso popolare, di rimuovere, diciamo, i vertici sia dell'esercito che dei servizi di sicurezza. Però, anziché limitarsi a questo, a togliere di mezzo la leadership, comincia una tensione crescente con il sistema tigrino. Evidentemente era una questione, ed è una questione di competizione per il potere, molto chiara, molto evidente. E, si passa dall'eliminazione, diciamo, dei vertici militari del servizio di sicurezza anche a smantellare il potere economico. Ovviamente l'egemonia dei tigrini si verificava non solo negli apparati militari, ma anche nel sistema economico. Va ricordato che l'Etiopia era considerata e considerata un paese, diciamo, in Africa tra quelli che maggiormente hanno avuto una dinamica economica molto forte, molto positiva, ha avuto investimenti grandi dall'estero, in particolare dalla Cina,
E però questo diciamo, sistema, questo capitalismo era un po' di tipo cinese, per l'appunto, cioè un capitalismo controllato dal partito unico e quindi con dei conglomerati economici sostanzialmente posseduti, il maggiore di questi era della moglie di Merezenawi. E quindi la seconda tappa è lo smantellamento di questo potere economico e a quel punto la tensione si fa sempre più forte. Le ultime tappe che hanno portato al conflitto sono state però di natura, diciamo, istituzionale e costituzionale. Cioè, cosa è successo? Che dovevano essere tenute le elezioni nell'agosto di quest'anno e però con la motivazione del Covid il governo centrale ha deciso di rinviarle. In un primo tempo le ha rinviate sine die, nel senso che si è detto saranno svolte quando la situazione lo permetterà. Questa decisione è stata contestata dal governo federale del Tigray, che ha deciso di mantenere il calendario elettorale e di svolgere le proprie elezioni federali. A questo punto il governo centrale ha dichiarato il Tigray fuori legge, ha preso delle decisioni anche operative molto forti, nel senso che non ha inviato il budget che annualmente verso il mese di novembre viene inviato agli stati federali, lo ha congelato, quindi non ha dato le risorse che spettavano secondo il budget federale al Tigray. Il Tigray ha dichiarato che questo era un atto di guerra, a questo è stata una risposta di congelamento dei conti correnti e la chiusura di tutte le filiali della banca centrale in Tigray, e a questo punto è scoppiata la guerra. È scoppiata come sempre con un casus belli, c'è sempre, in questo caso è stato l'attacco da parte dei tigrini che sostengono di averlo fatto in maniera, diciamo, preventiva, perché c'erano ammassamenti di truppe ai loro confini, del quartier generale, diciamo, del nord dell'esercito federale, e a questo Abiy Ahmed ha risposto con l'intervento militare. Ovviamente questo è stato presentato come un intervento di polizia, e per questo è stato rifiutato anche qualsiasi intervento esterno, non solo appelli dell'Unione Europea e di altri soggetti internazionali, ma l'Unione Africana aveva addirittura mandato un team con 3 ex presidenti africani per cercare di mediare e evitare lo scontro militare. La risposta è stata molto dura, si è detto no, è un affare interno, è un affare di polizia. Ora, considerare che possa essere liquidato come un semplice affare di polizia lo scontro fra il governo centrale e, diciamo, una delle regioni, diciamo, storicamente più importanti dell'Etiopia, è abbastanza, diciamo, difficile. Ora, dal punto di vista militare, dato la superiorità evidente dell'esercito federale, l'uso dell'artiglieria pesante, dell'aviazione, il conflitto si è risolto sul campo, ma è difficile dire che sia risolto definitivamente. I tigrini, come ho detto, hanno un'esperienza di una guerriglia durata 16 anni, hanno un territorio montuoso dove questo può essere fatto con una certa efficacia, hanno un arsenale militare molto, molto consistente, e quindi si apre un periodo difficile. Ci sono poche notizie, diciamo, sugli effetti di questa guerra, perché dall'inizio degli scontri è stata chiusa completamente la regione da ogni contatto via internet o telefonico, e quindi anche adesso che qualche gruppo umanitario ha potuto intervenire le notizie sono molto scarse. Quello che è certo e già provato è che ci sono state migliaia di vittime da una parte e dall'altra, e anche molte atrocità, perché evidentemente in questa operazione agli elementi militari e quelli che ho ricordato, politici, si legano anche degli elementi etnici, in particolare tra i tigrini e gli Amara. Gli Amara, come ho detto, sono una delle due grandi etnie etiopiche, sono quelli che con i tigrini sono alternati al potere, l'imperatore era un Amara, e quindi confinano con l'Eritrea, c'è un contenzioso di territori contestati fra i due stati federali, e quindi ci sono già state delle violenze di natura etnica. Detto questo, la cosa evidentemente pericolosa è non solo l'apertura di una ferita nel Tigray, ma l'effetto domino che questo potrebbe avere.
sia all'interno dell'Etiopia, perché ci sono altri diciamo, elementi di tensione in altri stati federali che potrebbero diciamo, essere riaccesi da questa vicenda, soprattutto se la guerriglia fosse messa in campo e potesse durare, e anche degli effetti di spillover nell'intero Corno d'Africa, che è una regione diciamo, fondamentale, ma anche con molte criticità, a partire dalla Somalia, che è sempre in difficoltà, dai problemi di transizione che ci sono sia in Sudan che in Sud Sudan, e cioè un, diciamo, un mosaico che potrebbe entrare in crisi. Se questo avvenisse, la crisi sarebbe non solo una crisi terribile per l'Africa, ma sarebbe una crisi continentale che fino ad oggi ha avuto poco attenzione da parte della stampa, diciamo, occidentale, ma che potrebbe diventare un problema anche per noi, in particolare, per esempio, non solo perché molti paesi europei hanno degli investimenti in Etiopia, ma anche per i problemi dell'immigrazione. Infatti la domanda successiva, insomma, il passaggio successivo che vorrei fare è quello relativo appunto a quanto ci interessa questa crisi, oltre ovviamente ai temi di diritti umani e di chiaramente efferatezze e quant'altro che riguarda al di là dello stato di appartenenza. Però in quanto, ecco, Italia, quanto ci può interessare questa guerra e insomma, e anche quanto ci può interessare soprattutto gli effetti potenziali di questo conflitto interno. E facevo riferimento anche a quanto aveva scritto Mario Raffaelli su Limes un paio di anni fa, qualcosa in più, relativamente al metodo italiano per l'Africa. Il titolo dell'articolo era "La triste fine del metodo italiano e qualche idea per ravvivarlo". Quindi legandolo, insomma, a questa crisi, cosa c'è di vitale o comunque di molto importante in gioco anche per il nostro paese in questo conflitto? Ma gli elementi sono più di uno. Intanto, appunto, c'è una crisi umanitaria già in corso. Adesso i dati aggiornati non ci sono per questa difficoltà di avere delle notizie certe, però già la settimana scorsa superavano la cifra di 40.000, diciamo, i rifugiati che dall'Etiopia si erano recati in Sudan. Sudan, che ha già una situazione complicata, sia il Sudan che il Sud Sudan, perché è già area in cui ci sono moltissimi rifugiati da altri paesi africani. E questa, diciamo, crisi umanitaria può avere delle conseguenze non solo, appunto, per gli africani, ma poi anche con dei flussi di immigrazione incontrollati per l'Europa e per noi in primo luogo. Secondo, c'è un problema, appunto, di interesse economico, perché l'Etiopia è un paese dove ci sono diversi investimenti italiani. Ma più ancora, un'eventuale, diciamo, una crisi maggiore che potesse, che non è da escludere, dipende appunto da come si svolgeranno gli eventi militari nel prossimo tempo. Se al di là della convinzione del governo etiopico di aver fatto un'operazione di polizia, che poi si va di bene, si conclude con la nomina che è già stata fatta di una sorta di governatore transitorio e di rimpiazzo di tutta la struttura politica tigrina, perché non va dimenticato che nelle elezioni tenutesi appunto in settembre, che hanno causato punto finale di questo scontro, il partito, il TPLF, ha preso più del 90-95%. Quindi bisogna vedere che tipo di accettazione può avere la popolazione di fronte a dei governatori e a dei funzionari locali mandati dal governo centrale, se saranno accettati o meno, a maggior ragione, e sicuramente non saranno accettati in quelle aree dove addirittura pare che già siano stati inviati dei funzionari etnicamente Amara. Bisogna vedere se il governo centrale avrà la capacità
di limitarsi, oppure, come purtroppo finora è accaduto, di estendere questa, diciamo, questo scontro anche in realtà che è totalmente diverse, attraverso una sorta di pulizia etnica che già è stata fatta, per esempio, nelle truppe, nei contingenti etiopici impegnati in Somalia e in altri paesi africani, dove i militari di origine tigrina sono stati disarmati, imbarcati su degli aerei, rimandati in Etiopia e molti di loro messi in carcere o addirittura eliminati fisicamente. Si parla addirittura dell'eliminazione delle persone di origine tigrina dalle compagnie aeree, dall'Ethiopia Airlines, dagli uffici pubblici. Cioè questa repressione, diciamo, assume un connotato etnico, non solo quindi la cacciata di un gruppo dirigente che viene considerato criminale, ma che deve essere considerato tale anche dalla popolazione perché la cosa funzioni, ma addirittura se arrivasse ad una sorta di punizione collettiva, questo potrebbe veramente creare una sorta di guerriglia endemica, e questo potrebbe portare al collasso della stessa Etiopia, perché, ripeto, è un mosaico molto delicato, molto fragile, e quando si passa da un regime autoritario come era quello diciamo precedente ad una democrazia, e poi questa democrazia viene interrotta con atteggiamenti repressivi, perché non dimentichiamo che prima di questo scontro ci sono state altre vicende che hanno portato a una cifra consistente di vittime per scontri, diciamo, etnici, e sono state messe in galera leader di altri movimenti che non concordano con questa nuova politica di accentramento che sta portando avanti il governo. Ecco, se cioè l'Etiopia entrasse in crisi come paese, questo avrebbe conseguenze economiche enormi per l'Africa e quindi anche per noi, perché nel mondo globale quello che accade in Africa non è che non abbia delle conseguenze anche per noi nell'immediato e soprattutto nel medio periodo. Africa e Europa possono essere complementari, perché l'Africa è un paese con grandi potenzialità, ma con un mercato gracile se non poco esistente, e con una popolazione giovanile. Noi abbiamo un'Europa con dei mercati saturi, con grandi però possibilità di trasferimento di tecnologie e di partnership, e quindi, diciamo, una situazione ideale per poter avere una sinergia che sia favorevole per entrambi. Un'Africa che entrasse in crisi, e ripeto, un collasso dell'Etiopia sarebbe una crisi non solo per il Corno d'Africa, ma per l'intero continente, avrebbe dei riflessi anche per noi, per l'Europa e per noi direttamente come italiani. E faceva riferimento sempre quindi a noi, infatti la domanda verteva sull'Italia e il ruolo, insomma, quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, in base ovviamente allo sviluppo del conflitto. Mi piaceva però anche rapidamente, insomma, a dare uno sguardo anche al di là del Corno d'Africa, e quindi concentrarsi su un paese che lei ha, insomma, vissuto da vicino ormai quasi 30 anni fa, con gli accordi di pace di Roma nel 92, il Mozambico, che ovviamente non è sulla cronaca italiana quotidiana le vicende interne del Mozambico, e comunque cosa accade intorno al Mozambico. L'Italia comunque, anche attraverso gli accordi di pace, ha avuto un ruolo importante nella pacificazione di quel paese. Quindi, ecco, anche dare uno sguardo sul Mozambico di oggi, su quello che sta accadendo in Mozambico, può essere interessante anche per capire cos'è e qual è stato il lascito di quel lavoro che l'ha vista anche tra i protagonisti. Sì, prima di parlare di Mozambico, una battuta per l'altra parte della sua domanda alla quale non ho risposto, cioè cosa può fare l'Italia e l'articolo che feci sull'IMES appunto all'epoca. Ma devo dire che da allora le cose sono solo peggiorate, nel senso che quell'approccio italiano di cui gli parlavo, fatto
di conoscenza del dossier, del territorio, di sinergia fra le istituzioni e la società civile, di cui Mozambico appunto è un esempio, perché la pace fu fatta mettendo insieme ruoli diversi come la comunità di Sant'Egidio, il governo italiano, la stessa allora comunità europea, non ancora Unione, un rapporto con il Sudafrica e con gli Stati Uniti, è venuta sempre meno. Francamente la politica italiana oggi di conti dell'Africa è fatta di dichiarazioni. Proprio stamattina ho seguito al Ministero degli Esteri la presentazione di una partnership fra Italia ed Africa completamente vuota di contenuti reali, nel senso che si fanno delle grandi dichiarazioni. C'era il ministro Di Maio che ha dato il meglio di sé definendo la capitale del Burkina Faso Ouagadougou, che evidentemente, ma questo per carità da parte di Di Maio, insomma, è il minimo che ci si possa aspettare, però al di là delle buone intenzioni enunciate di una strategia fatta anche bene, perché con la collaborazione della scuola di Sant'Anna, quindi di un'eccellenza italiana, poi manca di una visione che sappia far capire quali sono gli interessi nazionali e come perseguirli, e degli strumenti, perché l'Agenzia per la cooperazione è ancora inefficiente dopo 4 anni o più dalla riforma, perché si parla sempre di mettere in moto un meccanismo di joint venture tra profit e no profit, e di aiutare le imprese italiane a poter investire in Africa, e poi non si creano gli strumenti per fare questo, perché la Germania e la Francia, ad esempio, hanno messo in campo delle strutture di credito, delle banche apposta pensate per sostenere le imprese in questi paesi difficili, e da noi abbiamo dato il compito, come sempre, alla solita Cassa Depositi e Prestiti, che in questi anni non ha fatto nulla perché è oberata da 100.000 altre cose, e quello è un dossier minimale, e quindi diciamo purtroppo l'Africa non, in questo momento non è nelle priorità italiane della politica estera, se non a parole ma non nei fatti, posto che ci sia una politica estera dell'Italia, cosa della quale dubito fortemente in questo momento, non solo per l'Africa ma in generale. E questo vuoto che c'è stato da quell'articolo che scrissi ad oggi ha avuto delle conseguenze anche in paesi dove avevamo un ruolo importante, compreso il Mozambico. Mozambico ho continuato a seguirlo non solo perché appunto c'era un legame storico, tanto hanno dato a me, come ad alcuni, come a Don, oggi arcivescovo e cardinale e arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, ci hanno dato la cittadinanza onoraria mozambicana, quindi c'è un legame anche proprio personale, ma poi sono tornato nel 2016 perché dopo 24 anni dalla pace, per la prima volta si era tornati ad una tensione fra il governo e il vecchio movimento di guerriglia, il partito della Renamo, e anche allora con nessun interesse da parte della stampa italiana, anche perché nonostante ci siano stati riscontri anche in un anno 300-400 morti, ovviamente di fronte ai disastri della Siria o di altre aree del mondo, la cosa è passata sotto silenzio. E quello era di nuovo un contrasto per la gestione del potere, perché dal 92 in poi, dopo la pace, e dal 94, dopo le prime elezioni, fino ad oggi, il Frelimo ha sempre vinto nelle elezioni politiche, però perdendo in 5 grandi regioni del Mozambico, le regioni centrali che erano storicamente le roccaforti della Renamo. Però secondo la Costituzione mozambicana i governatori delle regioni venivano nominati direttamente dal Presidente della Repubblica, e nonostante la Renamo vincesse, appunto avesse maggior numero di voti in queste regioni, regolarmente i presidenti mozambicani nominavano dei loro uomini fidati. E questo è stato contestato dopo le elezioni del 2012 dalla Renamo, che ha preteso di nominare lei i governatori nelle regioni dove aveva la maggioranza,
Questo ovviamente veniva negato dal governo, e per cui a un certo momento il capo della Renamo, Giacama, si ritirò nella vecchia base della guerriglia Gorongosa, un massiccio montuoso nel centro del Mozambico, e da lì cominciò una piccola azione su scala, diciamo, minore di guerriglia, che portò appunto a quel numero di morti che ho detto, e soprattutto a interrompere l'unica strada costiera. Il Mozambico è lunghissimo, più di 2000 chilometri di costa, interrompendola e quindi creando dei danni anche economici, ma soprattutto deturpando l'immagine di questo paese, che era indicato come un modello per l'accordo di pace fatto e per la pacificazione che realmente si era verificata. Per cui io sono stato richiamato a guidare un team, questa volta rappresentando l'Unione Europea. Ero rappresentante speciale della Francesca Mogherini, allora alto rappresentante dell'Unione Europea, il mio vice era Don Angelo Romano della Comunità di Sant'Egidio, poi c'era l'ex presidente della Tanzania, l'ex presidente del Botswana, una delegazione sudafricana, insomma un team però guidato da me. E per cui ho passato 5 mesi in Mozambico e ho cercato di convincere Giacama, cosa che poi è successa, che la sua richiesta era irricevibile per come era stata messa e che avrebbe dovuto modificarla, non chiedendo i governatori per sé, ma chiedendo che, eravamo nel 2016, le elezioni sarebbero state nel 2019, quelle successive, di chiedere che fosse modificata la Costituzione e le leggi conseguenti per far sì che nel 2019 si potessero eleggere nello stesso momento non solo il Presidente della Repubblica e i parlamentari, ma anche, diciamo, i governi delle regioni, spiegando che questa era una richiesta non più partigiana ma sistemica, che all'interno del Frelimo c'era chi la condivideva e che quindi era più efficace. E lui si convinse a quel punto, per non essere invasivi, visto che il governo mozambicano non voleva che si ripetesse una trattativa come quella di 25 anni prima, abbiamo lasciato il campo a un dialogo diretto fra i due leader, tra il presidente Nyusi e Giacama, e la cosa è andata avanti. Purtroppo Giacama è morto mentre si stava implementando l'accordo, perché aveva deciso di rimanere nella sua base anche dopo il cessate il fuoco, perché fino a quando non fosse completato la modifica delle leggi e l'integrazione dei guerriglieri nell'esercito, e quindi non ha potuto vedere la fine, e soprattutto ha indebolito la Renamo, che alle elezioni ha perso non solo nazionalmente, ma per la prima volta ha perso anche in tutte le regioni. Ciononostante, la cosa importante è che, perché è una lezione che vale non solo per il Mozambico, il fatto di avere alle spalle un processo di negoziato che aveva funzionato, e 24 anni dove appunto la convivenza pur conflittuale c'era stata attraverso l'uso della parola e del Parlamento e non con le armi, ha fatto sì che la mediazione questa volta non sia durata 2 anni e 4 mesi come 24 anni prima, ma appunto in pochi mesi si è raggiunto un accordo. E questa è una lezione importante, che dimostra che quando c'è questa esperienza, diciamo, interiorizzata, e quando nel frattempo è cresciuta una società civile che ha spinto molto perché appunto la cosa non degenerasse, è più facile e meno costoso arrivare alla pace. Il problema purtroppo del Mozambico per oggi non è finito, perché nel nord, nella provincia di Capo Delgado, abbiamo detto appunto che c'è questa costa lunghissima, la provincia di Capo Delgado è al confine con la Tanzania ed è una regione, diciamo, a grande maggioranza musulmana, islamica. L'islamismo in Mozambico credo sia attorno al 16-18%, mentre lì nel Capo Delgado raggiunge quasi il 60%, quindi è largamente maggioritario. E lì purtroppo si sono registrate le conseguenze della radicalizzazione islamica, che partendo dalla Somalia è scesa nel tempo lungo la costa kenyota, che ormai da diversi anni, diciamo, è infestata da attività, diciamo, destabilizzatrici terroristiche legate agli Shabab somali, è scesa ulteriormente in Tanzania,
ed è arrivata nel nord del Mozambico. Come succede sempre in questi casi, i gruppi terroristici arrivano cercando di sfruttare delle, diciamo, situazioni di disagio sociale presenti in quelle aree. E nel caso in questione hanno sfruttato la marginalità di una etnia che in un'area, soprattutto dove per le grandi scoperte di gas e petrolio fatte negli ultimi anni, in particolare dall'ENI, ma adesso è arrivata l'Exxon, la Total, grandi compagnie, ma l'ENI è stata quella che ha scoperto uno dei più grandi giacimenti di gas, che si sono quindi create le dinamiche anche economiche di cui queste popolazioni non hanno visto nessun vantaggio. In queste situazioni di disagio gli islamici sono arrivati e hanno cominciato a strumentalizzarle. Come spesso accade in questi casi, la risposta governativa, anziché essere non solo di sicurezza ma anche politica, cioè cercare di andare alla radice del disagio sociale, è stata solo repressiva. E anche lì, come è capitato in molti altri posti, questa è una storia poi che io ho vissuto direttamente in Somalia, dove gli Shabab, da piccola minoranza all'interno delle corti islamiche, sono diventati egemoni e hanno ormai da 10 anni controllato tutto il movimento politico islamico in maniera radicale, e sono nati anche lì con un meccanismo di questo tipo. Anche in Mozambico, in scala minore, nel nord, la risposta solamente repressiva ha incistato il problema ed oggi ormai si parla di circa 2.000 morti, ci sono centinaia di migliaia ormai di displaced people, di rifugiati che sono andati nelle altre regioni o negli stati vicini, sono intervenuti militarmente prima i mozambicani, poi hanno chiamato la famosa compagnia Wagner russa che non ha risolto ovviamente il problema, poi hanno chiamato i sudafricani, prima i mercenari e poi lo Stato, ma il problema è ancora lì. Quindi è un paese che avrebbe grandissime potenzialità, ma che purtroppo, dopo aver risolto il problema della guerriglia, adesso, anche se in un'area, diciamo, isolata del paese, ma un'area importante, sta soffrendo di questo problema che ormai riguarda gran parte dell'Africa, perché il terrorismo islamico ormai spazia appunto dalla Somalia a sud fino al Mozambico, e dalla Somalia fino al Sahel, fino al Mali, fino al Camerun, fino ai paesi appunto di quella fascia occidentale. Quindi è un problema ormai continentale. Allora, visto che siamo quasi al termine, di solito ci aggiriamo intorno ai 45 minuti in modo tale da permettere a tutti di seguire e di non avere il calo di concentrazione e di attenzione tipico. Chi volesse fare domande le può fare attraverso Facebook e poi vengono messe, insomma, in pressione. Altrimenti io ne ho una che mi è stata, insomma, consegnata, che quindi riporto da ambasciatore, quella relativa all'annuncio che è stato fatto dall'amministrazione americana e da Trump, insomma, nei giorni passati, relativamente allo stabilimento di relazioni tra Marocco e Israele, e soprattutto però la domanda per questo appuntamento era più sul Sahara occidentale, quindi il riconoscimento della sovranità marocchina sul Sahara occidentale da parte degli Stati Uniti, e più che altro il riflesso che avrebbe sull'Unione Africana, da cui il Marocco si era anche distaccato proprio per questo tema. Quindi, insomma, cosa si può immaginare? Ma questo fa parte di una politica che Trump ha portato avanti nell'ultimo periodo della sua presidenza per cercare di guadagnare ruolo e consenso, e che è stato efficace nel cercare di trovare degli accordi fra paesi, diciamo, arabi e Israele. Lo ha fatto con gli Emirati Arabi del Golfo, con i paesi del Golfo, l'ha fatto appunto in questo caso, e fa parte di questa strategia. Non credo che avrà conseguenze particolari negative sull'Unione Africana, ma anzi può diventare un elemento, diciamo, che consolida il rapporto col Marocco.
Ok, perfetto. Quindi se non ci sono domande, quindi abbiamo già, come dire, esaurito il nostro confronto di temi che insomma volevamo affrontare qui con Mario Raffaelli. Insomma, abbiamo parlato di Etiopia, di Mozambico, del Corno in maniera un po' più generale e il ruolo magari, ecco, che l'Italia potrebbe e dovrebbe ritagliarsi in queste macro regioni del continente africano. L'Italia dovrebbe sull'Etiopia, evidentemente non può risolvere il problema da sola, però per i legami storici che ha e quelli economici che ha, potrebbe e dovrebbe far di tutto e far pressioni sull'Unione Europea e sull'Unione Africana, con la quale abbiamo rapporti e anche finanziamo la Peace Facility, che è uno strumento importante dell'Unione Africana, perché appunto non commettano gli etiopici l'errore, come ho detto prima, di proseguire con una campagna che metta nel mirino i tigrini in quanto tali, ma cercare di trovare delle strade perché ci sia una de-escalation, e questo sarebbe fondamentale. Poteva essere fatto prima, perché si poteva intervenire, come sempre, in maniera preventiva, cercando un compromesso che era possibile, chiedendo da una parte ai tigrini di non continuare a pretendere che il governo di Abiy fosse illegittimo, perché appunto teoricamente doveva scadere ad ottobre, quando si sarebbero dovute tenere le elezioni, e dall'altra parte chiedere ad Abiy di sospendere le decisioni di chiudere appunto i rapporti economici, di non fornire il sostegno legale che doveva essere riconosciuto, cioè cercare delle misure, diciamo, di de-escalation ed evitare che si arrivasse allo scontro. Non è stato fatto, ovviamente anche questo doveva essere fatto da soggetti forti, l'Unione Africana in primo luogo, l'Unione Europea, la Cina, che appunto ha grandissimi investimenti lì, appunto i paesi del Golfo che hanno avuto un ruolo nel mettere insieme e far la pace fra Eritrea ed Etiopia. Non è stato fatto, adesso dovrebbe essere fatto per minimizzare le conseguenze che ci potrebbero essere e che, come ho detto, potrebbero essere devastanti per l'Africa e poi anche più in là. Allora, visto che ho intravisto, scusate il gioco di parole, una domanda che è arrivata ora, facciamo in modo tale da chiudere, perché insomma è interessante anche dare la parola a chi ci segue. Marco ci scrive: quali potrebbero essere i paesi interessati a intervenire da destabilizzatori nel conflitto etiope e qual è la posizione egiziana in tal senso, visto il conflitto sulle risorse idriche? Se sono ancora in tempo, sì, lo sei. Sì, c'è già un indizio nella domanda, perché l'Egitto è un paese che potrebbe essere interessato alla destabilizzazione, perché c'è appunto questa polemica, questa tensione fra Egitto ed Etiopia, legata all'utilizzo delle acque del Nilo Azzurro, che è interessato adesso dalla costruzione di una grande diga. La diga GERD si chiama, Grand Renaissance Dam, Ethiopian Dam, che è un grande problema per l'Egitto, perché diciamo, finora ha avuto il monopolio dell'utilizzo delle acque del Nilo, e invece questa grande diga, costruita per produrre un potenziale diciamo, energetico molto superiore alle esigenze dell'Etiopia, anche perché è inteso a sostenere non solo lo sviluppo economico dell'Etiopia, ma anche a diciamo, vendere l'energia ad un prezzo, diciamo, competitivo, è una grande questione geopolitica, perché evidentemente c'è un diritto dell'Etiopia di rivendicare un uso più equilibrato delle risorse idriche. La definizione dell'uso delle risorse risaliva a un accordo in epoca coloniale, ovviamente punitivo per tutti gli altri paesi che non fossero l'Egitto e parzialmente il Sudan, però l'Egitto, dall'altra parte, ha nel Nilo una risorsa fondamentale. In tempi precedenti, quando i rapporti di forza erano diversi, l'Etiopia non sarebbe sognata di fare questo,
perché l'Egitto aveva fatto capire molto chiaramente che sarebbe stato considerato un atto di guerra e quindi che avrebbero bombardato fin dall'inizio tentativi di costruzione. Ovviamente con la crisi egiziana prima dell'arrivo di Al-Sisi e con l'arrivo di Al-Sisi i problemi interni drammatici che ha avuto questa transizione hanno aperto una possibilità per l'Etiopia. Adesso un'Etiopia debole potrebbe invogliare l'Egitto a utilizzare sistemi insomma classici per portare avanti una destabilizzazione, quindi diciamo, un maggiore indiziato potrebbe essere l'Egitto. Perfetto, allora così abbiamo insomma analizzato un po' la situazione a 360 gradi in modo tale da vedere un po' qual è la situazione. Ora rubiamo altri due minuti a Raffaelli, che insomma però è sempre così, di solito la prima domanda sblocca un po' le successive. Vedo che ce n'è un'altra di Giovanni, che ci chiede se nel conflitto etiope ci sono infiltrazioni del terrorismo islamico, sono possibili eventualmente, quali conseguenze potrebbero portare, quindi diciamo se la minaccia del terrorismo islamico può anche insomma innestarsi su quella insomma già in corso del conflitto interno. Certo, ma diciamo al momento no, non c'è nessuna presenza diciamo di infiltrazioni terroristiche islamiche, è proprio un conflitto limitato a questa questione etnica e di potere, nel senso che si scontrano appunto due concezioni, quella tradizionale che era stata costruita dal TPLF di questa diciamo di questo federalismo etnico e quella invece di Abiy che è di accentramento. Di portare diciamo ad una unità, il suo motto è prima si è etiopici e poi l'etnia, che ovviamente è un discorso anche affascinante, però come sempre insomma passare da una situazione consolidata a un'altra non è facile. Ovviamente questo potrebbe accadere, diciamo una prima influenza indiretta ce l'ha avuta in Somalia, nel senso che come ricordavo prima sono state ritirate circa 3.000 truppe etiopiche in Somalia il governo provvisorio chiamiamolo che c'è in Somalia anche lì dovrebbero fare elezioni l'anno prossimo e le faranno non come nei paesi normali ma con meccanismi diciamo indiretti perché gli Shabab controllano ancora gran parte del sud, delle campagne del sud e quindi possono destabilizzare. Un primo diciamo aiuto indiretto all'islamismo radicale in Somalia è stato dato da questa riduzione di truppe. Però se il conflitto diciamo non fosse isolato come appare in questi giorni, ma diventasse endemico, certamente potrebbe questo invogliare l'arrivo di infiltrazioni terroristiche. Anche questo è uno schema diciamo consolidato in quella regione perché diciamo i paesi diciamo spesso usano questo sistema e anche i movimenti terroristici insomma, si infilano dove si aprono delle crepe, però al momento non c'è ancora. Bene, allora andiamo a concludere e salutiamo Raffaele che insomma ci ha aiutato molto a capire un po' di più quello che magari viene raccontato poco, non certo in malafede, viene raccontato poco tra quotidiani e anche telegiornali, insomma, era un'occasione di approfondimento che ci piaceva avere e soprattutto è stato ancora più interessante, visto che insomma, abbiamo avuto a che fare con una persona che ha lavorato molto sul campo direttamente, quindi lo ringraziamo per essere stato con noi. Grazie a voi. Allora, noi invece ci aggiorniamo per la settimana prossima, il 22, quindi nei pressi del Natale, sarà con noi Laura Canali, che è insomma, la cartografa di Limes, che ci spiegherà, insomma, ci illustrerà sia il suo metodo di lavoro, sia il comunicare la geopolitica e informare sulla geopolitica attraverso i suoi disegni e le sue mappe, quindi è un'occasione interessante. Alle 21, quindi martedì prossimo. Ringrazio ancora Mario Raffaelli e saluto tutti voi per averci seguito. Grazie mille. Arrivederci.